Marta, un Giro d'Italia che ti ha visto protagonista assoluta. Le tue emozioni? Tante, le mie emozioni sono tante, soprattutto perché ho ricevuto tanto affetto dalle persone che sono venute tutti i giorni alla partenza e all'arrivo in città in salita. Sono delle belle soddisfazioni perché anche a livello di squadra ho ricevuto tutto il supporto che un capitano può chiedere e di questo ne vado molto orgogliosa, quindi un Giro d'Italia positivo, sì. Solamente la Van Vleuten ti ha tolto la gioia di una maglia rosa, però dopo questo giro come esci? Più convinta delle tue capacità? Credo sia uno step aggiuntivo rispetto a quelli che ho fatto questa primavera. Ne esco sì più consapevole che un giorno con più maturità posso giocarmi una classifica generale. Annemiek è un'atleta straordinaria che ha già dimostrato quanto vale e quindi diciamo essere battuta solamente da lei non può che essere la soddisfazione più grande per me. I due momenti, quello più difficile e quello più entusiasmante di questo giro? Il più difficile è stato credo sull'ultima rampa della tappa numero 4 a Cesena, quando ho dovuto cedere un po' il passo. Lì è stato difficile anche mentalmente perché ho pensato che la mia preparazione non fosse all'altezza, mentre il momento più bello è stato tappa numero 8 a metà dell'ultima salita verso i laghi di Cei, quando avevo sempre lì a pochi secondi Annemiek e il vantaggio non cresceva, quindi è stata una bella gioia per me. Dal tuo sorriso sembra quasi che ti dispiace che sia finito il giro. Sei pronta per il tour allora? Al tour ci penso tra un paio di settimane, adesso sono contenta che sia finito.